E do la parola adesso alla professoressa Paris dell'Università di Camerino, che ci parlerà di didattica attiva e competenze per l'insegnamento nelle scuole delle scienze, No. nelle scuole delle scienze delle... No. Oh, sì, quando scuole e università si incontrano, avevo coniugato nome con l'acrostima di Susanna, scusami. Quando scuole e università si incontrano. Il mio titolo è molto più breve, dato che mi hai detto che devo mettere il turbo, farò molto più rapidamente. In realtà la mia idea era quella di presentarvi un po' di tutta una serie di iniziative che si fanno in tutta Italia, come ha detto Fanti, tutte queste iniziative che si fanno con le scuole e tra università e scuola sono sparse sul territorio, su tutto il territorio italiano e sono disponibili in ogni sede. Quindi mi sono trovata un po' in imbarazzo nel cercare di presentare le cose più belle che esistessero. Allora a quel punto ho fatto un po' di marcia indietro e ho pensato, ma quasi quasi racconto una storia. La storia è quella di quando appunto scuola e università si incontrano e è un po' la storia di come sono nate certe iniziative che stiamo portando avanti a Camerino, ricordando che quello che è successo per noi è successo un po' per tutti quanti nelle varie università e nelle varie scuole, quindi è una cosa che appartiene a tutti. È vero, spesso scuola e università non si incontravano, nel senso, adesso si incontreranno molto di più, specialmente con il progetto Lauree Scientifiche, avremo disponibilità di fondi, ma ci sarà anche un fermento maggiore. Fino a poco tempo fa questo succedeva poco, spesso succedeva che l'incontro con la scuola per gli universitari era orientamento, grosso modo, e praticamente l'incontro della scuola con l'università era un incontro fugace e magari anche un po' scomodo, insomma, neanche tanto, tanto positivo, diciamo, utile. Quindi diciamo che per quanto mi riguarda e per raccontare un po' come sono cambiato, come è cambiata un po' la visione, almeno dal mio punto di vista per quanto riguarda la scuola, è stata questa iniziativa dello stage che organizziamo ogni anno per la squadra delle Olimpiadi per le Scienze della Terra, la squadra nazionale italiana, che teniamo appunto a Camerino. È una squadra di 10 ragazzi, ogni anno vengono selezionati, molti di voi mandano i loro ragazzi alle fasi prima delle scolastiche, poi regionali e poi nazionali. E vengono da noi per una settimana per prepararsi, soprattutto dal punto di vista pratico, con un po' di esercitazioni sul terreno in laboratorio, per la fase nazionale. E qui un po' è scattato un momento importante, perché questo stage si fa a luglio, a scuole chiuse, sia per gli insegnanti che per i ragazzi. Noi siamo ancora nel pieno delle attività con gli esami, ma è una settimana in cui i ragazzi non alzano la testa dal tavolo. Sono impegnatissimi, sono super entusiasti, sono super motivati e anche quelli che sanno già che non partiranno per le fasi nazionali, fasi internazionali, sono pienamente coinvolti in questa attività. Nello stesso modo sono coinvolti i docenti che li accompagnano. E quindi ad un certo punto, quando 6 anni fa ho cominciato a fare questa attività, mi sono resa conto che c'era qualcosa che doveva cambiare, almeno nel mio atteggiamento nei confronti della scuola e di quello che si poteva fare. Se docenti potevano passare una settimana di full immersion lavorando dalla mattina alla sera e preparando magari le attività durante la notte per il giorno dopo, forse anche noi universitari potevamo fare qualcosa per dare una mano in questo senso, per aiutare le scienze della terra, ma anche per aiutare la scuola in questo ambito. E quindi è nata un po' una serie di idee. Innanzitutto sono andata in internet, ho cercato, ma cosa c'è di materiale didattico a disposizione per gli studenti, per i docenti, per esempio, per le scuole? Ho guardato un po' in giro e non ho trovato molto. Soprattutto non ho trovato molto in italiano. Già è difficile, insomma, affrontare un'attività didattica organizzata per le scuole anglosassoni, no? Adattarla alla scuola italiana. Poi se anche in inglese, insomma, diventa ancora un pochino più complicato. E quindi abbiamo pensato che, insomma, si poteva fare qualcosa in più in questo ambito. È nato così questo gruppo che abbiamo chiamato un po' tra lo scherzo e il serio, Unica Merte, un po' giocando sul nome cuore e terra, che si somigliano un po' in inglese. E abbiamo organizzato una serie di iniziative, una specie di gruppo, insomma, che potesse lavorare insieme.
Noi dell'università, il Museo di Scienze Naturali, ci stanno in tante città i musei di scienze naturali, la scuola soprattutto, cominciando a coinvolgere alcuni docenti nel dottorato per di scienze della Terra. E questo gruppo di docenti è stato quello che ha fatto un po', ci ha introdotto, diciamo, nel mondo della scuola e ci ha fatto un po' capire quali potevano essere le problematiche, le necessità e anche come potevamo essere utili fondamentalmente, perché se riusciamo a capirci un po' meglio tra noi significa anche che possiamo lavorare meglio e essere un pochino più efficaci nelle nostre iniziative. Sono uscite fuori tante attività, anche troppe. È stata una storia d'amore che comunque è stata anche una storia di guai per quanto mi riguarda, perché sono maturate un sacco di iniziative che continuano ad essere in ballo ancora adesso. Dalla settimana del pianeta Terra, a cui moltissime università partecipano, tante scuole, tanti singoli partecipano, anche noi divulghiamo sul territorio perché siamo un'università nell'Appennino, quindi abbiamo un territorio molto vasto e abbastanza difficile per raggiungere le varie scuole che competono al nostro territorio, quindi cerchiamo di fare uno sforzo in questo senso. A recuperare per esempio il Darwin Day, perché non è detto che il Darwin Day debba per forza essere un argomento di biologia, ma può esserci, ci sono tanti argomenti geologici che riguardano Darwin e che possono essere utilizzati. E i nostri insegnanti sono insegnanti che vanno in giro, anche troppo probabilmente, i nostri dottorandi vanno in Antartide, vanno in Sudafrica, stanno sulle Alpi, vanno in crociera, vanno un po' dappertutto e partecipano attivamente anche al GIFT. Abbiamo visto oggi, è uscito il bando per l'anno prossimo, un'esperienza interessantissima che posso consigliare a tutti di provare a fare. Nello stesso momento abbiamo pensato che l'organizzazione di una scuola estiva poteva mettere in contatto ancora di più questi dottorandi, insegnanti dottorandi coinvolti nella ricerca in ambito educativo, collaborare insieme ad altri insegnanti. Soltanto in questo modo, quando c'è un gruppetto di persone che lavora, può comunicare agli altri e può diventare una cassa di risonanza, con una serie di attività e una serie di progetti anche che abbiamo cominciato a inserire in un sito internet che è aperto a tutti, da cui si possono scaricare tutti i materiali didattici che si vuole, e sono dei materiali didattici semplici che vengono fuori dalla sperimentazione, cioè fatti dai nostri dottorandi insegnanti, sperimentati nelle loro classi, sperimentati nelle scuole in varie parti d'Italia, dalla Valle d'Aosta a Napoli, al Friuli e alla Toscana, e materiali che possono essere utilizzati, cambiati, purché ci si faccia sapere che cosa se ne pensa e come possiamo migliorarli. Sono a disposizione di tutti. Quali sono gli argomenti? Gli argomenti dipendono dagli insegnanti, dalla loro storia, quello che vogliono fare. Noi facciamo un po' i facilitatori da questo punto di vista. Diamo la possibilità a ciascuno di poter andare avanti nel loro interesse, cercando di fornire degli strumenti, dando dei consigli sulla sperimentazione da fare, e per fare in modo che l'esperienza del dottorato sia anche un'esperienza, sicuramente un'esperienza positiva dal punto di vista personale, ma che sia anche un'esperienza che può essere utile alla collettività degli altri insegnanti, alla collettività anche agli studenti, alle varie scuole. Vado rapidamente una serie di carrellate su argomenti che chiaramente sono argomenti che servono, che si insegnano normalmente a scuola, dai giochi didattici per i bambini delle elementari, perché abbiamo visto che è importante sì entrare in contatto con gli studenti delle scuole superiori, ma non soltanto con quelli delle scuole superiori, non soltanto con quelli del liceo. Ci piace anche portare una serie di attività, naturalmente tarate in maniera differente, anche ai ragazzi più piccoli, e abbiamo visto che questo ci dà molta soddisfazione e ci aiuta anche a capire meglio quali sono le necessità. Il progetto Suolo, per esempio, questa è una novità assoluta, abbiamo tre insegnanti di scuole medie che stanno facendo questo progetto, che è un progetto per le scuole medie, per l'appunto, e che può andare bene anche per le scuole elementari. Un progetto che per le scuole elementari ha coinvolto per esempio la preparazione di un orto biologico, una serie di esperimenti in aula, la partecipazione a delle fiere, tutto un progetto che può coagulare intorno a sé dal punto di vista interdisciplinare tantissimi argomenti diversi: il suolo, gli agganci con l'agricoltura, ma anche con la mineralogia del suolo, ma anche con quando il suolo diventa pericoloso, per esempio, ma anche le connessioni, per esempio, con la storia, con la geografia,
con la tecnologia, con l'arte anche, e abbiamo fatto una serie di programmi proprio per seguire questi argomenti dal punto di vista interdisciplinare, per dare possibilità a parecchi insegnanti, non soltanto quelli di scienze nelle scuole medie, di poter collaborare al progetto, che può dare la possibilità di avere più tempo a disposizione. Altri argomenti che non possono non tenere in considerazione l'attenzione per l'ambiente in generale, e oltre che per l'attenzione per l'ambiente anche per i materiali e per la riutilizzazione del waste. Questo è un argomento sempre più importante e stiamo lavorando anche su questo, proprio perché ci sono tante potenzialità per poter fare dei laboratori che hanno proprio un'applicazione pratica nella vita di tutti i giorni, a cui i ragazzi, i bambini sono particolarmente interessati, perché vedono proprio l'attinenza con gli oggetti di tutti i giorni e l'utilizzazione che ne possono fare e soprattutto il loro ciclo di vita. Questa è un'immagine che chiunque abbia un teenager a casa ha sicuramente visto tante volte, no? Spesso per tanti ragazzi lo studio è una cosa noiosissima, poi quando si rianimano improvvisamente quando prendono in mano il computer, questa è una cosa molto comune. E proprio per questo abbiamo una serie di progetti anche che riguardano l'utilizzazione dell'informatica nella preparazione di giochi o di app finalizzati per esempio al geoturismo e per le escursioni geologiche, che possono essere di aiuto agli studenti, soprattutto a quelli a cui sta un po' stretta la didattica tradizionale. Siamo anche nei mondi virtuali e anche qui abbiamo una serie di argomenti che ci possono aiutare, e la cosa interessante è che c'è anche un corso di formazione, per esempio, sull'approccio nei mondi virtuali. Uno dei nostri insegnanti, caratterizzato appunto da un avatar, conduce gli altri insegnanti in uno di questi ambienti, e alla fine in questi ambienti virtuali ci sono gli insegnanti, ci sono gli studenti, tutti insieme collaborano, e si è visto da un po' di sperimentazione che in questo modo si collabora molto di più e si parla molto di più che non spesso quello che si fa in classe o che si fa tra persone, insomma, quindi può aiutare soprattutto in certe situazioni. Anche qui abbiamo un sito internet che riporta tutti questi percorsi virtuali e siete invitati a partecipare e a entrare liberamente. E voglio ricordare soltanto una cosa, che questa non è un'iniziativa soltanto nostra. Proprio nell'ambito di questo progetto è nata un po' l'idea che mettersi insieme tra gruppi di universitari che vogliono lavorare su questo argomento può far migliorare molto di più i risultati. Qui una serie di università che hanno, e la Regione Valle d'Aosta, che stanno collaborando su progetti comuni e i risultati si stanno cominciando a vedere, soprattutto con la partecipazione, per esempio, ai vari convegni. Normalmente i convegni sono visti come una cosa molto distante, soltanto per gli universitari, invece l'organizzazione di giornate tematiche e di sessioni dedicate agli insegnanti sulle geoscienze a scuola, che è lo stesso titolo che abbiamo oggi, ha invitato praticamente gli insegnanti a partecipare presentando il loro lavoro, le loro sperimentazioni in aula. Siamo partiti a Pisa nel 2013, siamo arrivati alla Società Geologica di Napoli quest'estate con 47 contributi, che è una cosa abbastanza rilevante per un convegno di geologi. Vado rapidamente i risultati di un po' di questo lavoro si sta vedendo anche nella pubblicazione. Molto spesso quello che si dice e si racconta rimane un po' così, un po' vago. Abbiamo pensato che pubblicando un po' di questi risultati di sperimentazione didattica poteva rimanere un supporto a disposizione di altri che magari potevano copiare le stesse tipi di attività, riprodurle in aula o migliorarle, riproporle nello stesso modo in maniera differente. Termino soltanto con questa immagine. Camerino non è nel cratere, per fortuna, però è in zona sismica, abbiamo avuto anche abbastanza danni, quindi ci siamo sentiti coinvolti in prima persona riproporre le tematiche della campagna che si sta svolgendo a cura della Protezione Civile e dell'INGV, che si chiama Io non rischio,
E questo naturalmente riguarda tutti quanti i rischi. Io ho riportato soltanto questo Deplian del rischio terremoto e chiaramente siamo coinvolti sia come universitaria ma sia anche nella nostra nella collaborazione che possiamo dare per le scuole per questo tipo di attività di informazione e di divulgazione. Grazie. Grazie Eleonora.